stasera faccio la prima delle mie tre conferenze al Festival della Mente. Il tema di quest'anno è la comunità e io parlerò, come spesso faccio, di guerra. Qual è il nesso? Parlerò della Prima Guerra Mondiale, dell'Italia. La Prima Guerra Mondiale è stato uno di quei momenti in cui si è cementata l'unità nazionale e in cui l'Italia ha fatto dei grossi passi avanti verso l'essere effettivamente una comunità nazionale. Però questa cosa non va intesa solo in senso positivo, perché nella storia quasi sempre le comunità, quando si sentono fortemente comunità, la prima cosa che desiderano è dominare le comunità vicine e magari annientarle. E questo si è visto benissimo nel modo in cui l'Italia ha fatto la Prima Guerra Mondiale, i suoi obiettivi, quello che poi ha voluto prendersi dopo la vittoria. E poi c'è un altro problema, che quando una comunità è molto forte, compatta, e i suoi leader la vogliono portare in una certa direzione e incontrano resistenze, bene, quelli che non sono d'accordo diventano dei traditori della comunità nazionale. In altre parole, la comunità è anche il luogo delle guerre civili e anche questo si vede bene nella storia che racconterò stasera, e cioè come l'Italia è entrata in guerra il 24 maggio 1915. Direi che il tema comunità è uno dei temi forti oggi del vivere sul nostro pianeta. Ci sono le evidenze scientifiche che indicano come sia vantaggioso avere degli atteggiamenti di altruismo nella comunità. Essere generosi paga, lo dimostra il fatto della nostra situazione oggi sul pianeta come sapiens rispetto alle specie che ci hanno preceduto. E l'essere stati generosi, altruisti nella comunità che ci ha aiutato ad arrivare qui. Anche per cercare di eliminare le disuguaglianze, quindi tutto quello che si può definire come disuguaglianza di salute, disuguaglianza sociale, quindi per chi è meno fortunato di noi e non ha l'opportunità di essere in un contesto come quello ad esempio del Festival della Mente, quindi il discorso di abbattere proprio questi problemi che ad oggi sono assolutamente... Sì, perché... rilevantissimi, come dice Emanuela, esatto. Hanno un costo anche al gruppo terribile, pensandoci, perché quando ci sono aspetti di come dici tu, il sociale che si fa biologico, esatto, e come la vita quotidiana alla fine influenza il nostro DNA, quindi a seconda che sei nato in una comunità di un certo tipo, ovviamente la tua vita sarà inevitabilmente con risvolti positivi o ai noi negativi. Beh, il concetto di comunità l'abbiamo, cioè, l'ho esplorato attraverso un viaggio per l'Italia nelle aree interne, dopo anni di discussione sulle città metropolitane, sulle aree, sulle periferie, tutti argomenti sacrosanti, resta una parte fondamentale del paese parzialmente sconosciuta, che sono le aree interne. Sono il 60% del paese, ci abita un quarto della popolazione, quindi non è marginale, no? Ecco, attraversando questo viaggio, quindi dal nord, dall'Appennino centrale, in Liguria siamo stati a Colletta di Castelbianco, vicino a Savona, poi siamo scesi nell'Appennino centrale fino alla Sardegna, scopri che c'è una grande resistenza o resilienza, cioè la gente va via perché è forzata ad andare via, ma in realtà vorrebbe restare, no? E quello che è emerso in maniera più, diciamo, più forte è che non ci sono politiche di ascolto, questo è uno dei grandi problemi di questo paese. Qui parlano tutti, hanno tante cose da dire, ma non ascolta più nessuno.